Sì, dopo 4 mesi di lavoro con Napoli Femminile le mie impressioni sono ottime. È vero che all'inizio avevo un po' delle perplessità perché sicuramente il calcio femminile è un mondo nuovo, mi affacciavo per la prima volta, però sin da subito, vedendo sia Catalina Perez che Emily Mangui lavorare, ti innamori subito perché sono due ragazze eccezionali sotto questo punto di vista. Hanno voglia di migliorarsi giorno per giorno, di allenarsi sempre alla grande, e questo sicuramente ha facilitato il mio lavoro. E non voglio dimenticare nemmeno sia Giula Franco, la ragazza della primavera che è stata con noi per tutto il ritiro, e anche Lilli Merolla che si è allenata con noi qualche volta, che secondo me è una ragazza molto 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 interessante. Sì, indubbiamente il calcio di oggi è cambiato sotto questo aspetto. Prima c'era più una titolarità per quanto riguarda questo ruolo, invece oggi comunque c'è bisogno di avere due portieri di livello. Questo inizio di stagione l'abbiamo alternate, entrambe hanno dato il loro contributo e quindi settimana per settimana attraverso il lavoro che svolgiamo io, il mister e tutto lo staff, poi si decide. Per quanto riguarda la domenica, però devo dire la verità, io ho trovato una grandissima disponibilità da parte loro, hanno grande voglia di lavorare, di migliorarsi, di chiedere perché si fanno questi allenamenti, perché facciamo questo, perché facciamo quell'altro, e questo per me è davvero importante, perché comunque credo nel lavoro, per me solo attraverso il lavoro possiamo arrivare all'obiettivo comune, che poi è l'obiettivo di tutti noi, quella di salvarci. Sì, ci ho creduto sin dall'inizio, sin dalla giovane età. Questo è il mio decimo anno di calcio femminile, quindi diciamo che l'ho visto nascere, crescere e ora siamo in una realtà importante. Le peculiarità del calcio femminile sono migliorate con il tempo proprio per l'interesse da parte dei media, da parte degli spettatori. È da concedere a queste ragazze che da piccoline contro tutti i tabù hanno lottato e ce l'hanno fatta. Lottano ogni giorno per farcela, ma ce l'hanno fatta. Far parte di uno staff del Napoli femminile e nello specifico del mister Marino è un onore sia per la piazza, sia per il palcoscenico comunque di Serie A, sia perché lavorare con il mister, lavorare con questo staff è soddisfacente. Lascia spazio al singolo, lascia spazio al gruppo, ci divertiamo, insomma è gioioso. Lavoriamo settimana per settimana, guardando all'obiettivo come per esempio il Sassuolo, con analisi attente, con videoanalisi attraverso il match analyst, con la preparazione fisica con il prof. Siamo attenti su ogni dettaglio. Io personalmente sono uno che guarda più il dettaglio che il globale, cerco di aiutare il singolo, cerco di aiutare la crescita della ragazza, migliorare quel dettaglio che poi il dettaglio fa la differenza in partita. Effettivamente per me era completamente sconosciuto il calcio femminile. Mi sono documentato in merito anche da un punto di vista di curiosità anche biomeccaniche, perché hanno delle meccaniche completamente differenti, hanno delle problematiche di natura fisica completamente differenti, hanno una propriocezione completamente differente e ovviamente mi sono documentato e tutti i miei referenti hanno detto: guarda, ti divertirai perché è un mondo particolare, però sono delle persone estremamente presenti che vogliono lavorare e quindi passo alla seconda tua domanda, la differenza. La differenza è che sono delle macchine da guerra che vogliono allenarsi, vogliono sapere quello che si fa, vogliono essere partecipe del lavoro, cosa che invece, devo dire la verità, anche a certi livelli i calciatori non è che gli interessa più di tanto, loro devono lavorare, devono fare le loro cose, se possono risparmiano qualche cosina, ma la differenza è proprio la partecipazione al lavoro specifico, alla quotidianità, al voler sapere, alla curiosità, e effettivamente la differenza maggiore è che le devi modulare
non le devi incentivare. Domanda. Io sono di quelli che lavora step by step, settimana per settimana, di programmazione a lunghe scadenze. Nel calcio moderno è un po' più problematico farle, perché ci sono molte soste, perché ci sono delle gare infrasettimanali. Ora parlo in senso generale, quindi io sono dell'idea che si lavora anche in base a quello che si è ottenuto la domenica precedente, e il gesto prestativo, e soprattutto il gesto prestativo della squadra. Poi in questo momento noi veniamo da uno stop, da qualche problematica che il Covid, io per primo ovviamente sono stato parte colpita di tutto ciò, però stiamo affrontando questa settimana che ci porterà alla gara col Sassuolo sicuramente in maniera molto concentrata, anche se abbiamo molte difficoltà, perché le difficoltà vengono da una inattività per un lungo periodo, vengono da un periodo in cui non ci siamo potuti allenare, veniamo da un periodo in cui delle ragazze sono state ferme, anche se abbiamo potuto dargli una mano da un punto di vista di consigli e di lavori, ma un atleta, e soprattutto il Covid, comunque ti attacca anche nel fisico, che se ne dica, anche se è un asintomatico, comunque ti destabilizza da un punto di vista mentale, ma soprattutto da un punto di vista fisico. Quindi abbiamo lavorato in un certo modo e cerchiamo di portare avanti questo discorso, dove secondo il mio modesto punto di vista la problematica più grande, e soprattutto con le donne, è dare un input mentale, motivazionale, perché in qualsiasi cosa si faccia è la motivazione che fa la differenza. Riuscire poi a gestire tante persone, è importante farle sentire tutte importanti, sempre, continuamente, e soprattutto percepire cosa non va, perché a differenza degli uomini, le ragazze sono un po' più restie a raccontarti la problematica interpersonale, che sia essa con l'allenatore o con un collaboratore o tra di loro in campo. Quindi questo è un aspetto che secondo me è fondamentale nella conduzione di una squadra: stare sempre attenti a guardare le sfumature, perché le sfumature poi alla fine diventano dei paesaggi terribili se non le curi con attenzione. Allora, sicuramente le intensità del calcio femminile sono molto minori che nel calcio maschile, questo sicuramente, ma ripeto, qua ritorniamo a un fatto di cultura, di letteratura. La letteratura del calcio femminile si riassume negli ultimi 20 anni, già da 5 anni a questa parte hanno fatto, io non vedevo una gara di calcio femminile da 5 anni, quando l'ho vista ho detto accidenti, ma sono decisamente migliorate sotto l'aspetto tecnico. Chiaramente, parliamoci chiaro, come nasce una donna strutturalmente, come nasce un uomo strutturalmente, abbiamo delle grosse differenze. Che chiaramente una donna ha meno forza dell'uomo, la donna partorisce ed è biomeccanicamente costruita in modo differente perché deve partorire, e ovviamente di conseguenza tutto questo viene anche a portare una puntualizzazione sulle intensità, dove devi essere sempre molto presente da un punto di vista di sollecitazione, perché hanno bisogno di sentirsi sollecitate, perché la donna lavora e conduce un allenamento e una gara sempre con un aspetto altamente motivazionale ma sentimentale, mentre l'uomo è legato a un aspetto molto più pratico, perché noi siamo così. La donna la devi motivare nei sentimenti. Hai mai visto una donna che nell'arco della sua carriera, quando era studentessa, è andata a un'interrogazione impreparata? No. Un uomo sì, perché un uomo ci inventiamo di tutto e di più, ma una donna, anche se deve avere delle certezze, so di saperlo, lo posso dire, non lo so, faccio passo.